Ciao a tutti, oggi una ricetta tipica cagliaritana, sa burrida, è un piatto fatto con il gattuccio di mare che si usa di solito come antipasto. Il gattuccio, una volta lessato, poi viene marinato in una salsa creata con le noci e i suoi fegatini. In questo momento recupero il gheriglio dalle noci. Ora prendo uno spicchio d'aglio e lo schiaccio lasciandolo in camicia e lo utilizzerò assieme alle foglie di alloro per insaporire l'acqua dove cuocere il gattuccio. Adesso trito dell'aglio, lo trito in maniera grossolana che poi mi servirà appunto per la salsetta. Vedete sulla sinistra che ho i fegati del pesce più il gattuccio già spellato e viscerato è pronto a essere fatto a tranci. Trito le noci a coltello perché a me piace sentire il sapore della noce e poi non disdegna neanche un po' di croccantino. Quindi la battuta a coltello, per quanto mi riguarda, è l'ideale. Raccolgo le noci che poi mi serviranno per completare la salsa. Faccio a tranci il gattuccio, in questo caso era un gattuccio grandetto. Per questa ricetta potete usare anche il palombetto o lo spinarolo. Anche la razza ho visto che si presta a questa ricetta. Fatto a tranci e messo da parte, adesso taglio a pezzetti i fegatini. Ovviamente in questo caso sono riuscito a recuperare più fegati di quelli che aveva il pesce. Questo perché più fegatini ci sono e più saporita e cremosa diventa la salsa. Quindi per facilitare la cottura della salsa li faccio a pezzettini in modo che così cuociano meglio e diventino più cremosi. Preparato il tutto, metto una pentola d'acqua con del sale, poi aggiungo le foglie di alloro e lo spicchio d'aglio in camicia. Aggiungo 200 ml d'aceto per 2 litri d'acqua. La quantità di aceto prima dei frigoriferi era più alta per poter conservare il prodotto. Oggi la soluzione può essere un pochettino più leggera perché si conserva il prodotto al fresco. Entrato in ebollizione, schiumo e lascio per 2 minuti ed il pesce è cotto. Quindi messo ad acqua fredda, arriva l'ebollizione, schiumiamo, 2 minuti sono più che sufficienti. Scolo il pesce e lo lascio asciugare su pannocarta, questo affinché si rassodi un po', perché parliamo di un pesce molto delicato, quindi se lo facessimo a caldo potrebbe rompersi. Allora lo lasciamo asciugare qualche minuto. Una bella padella, faccio un fondo di olio extravergine d'oliva, faccio rosolare qualche secondo l'aglio, attento appunto affinché non si bruci, e appena rosola butto subito i fegatini che avevo precedentemente tagliato. Ora do una bella rosolata così si rapprendono per bene. Vi ricordo che se vi piacciono le mie ricette potete mettere un like e seguirmi, grazie. Aggiungo un bel bicchiere di vino bianco. E sempre girando insaporisco ben bene i fegatini. Aggiungo un bicchiere di aceto di vino bianco. Ed ora con una forchetta pian piano schiaccio i fegatini fino ad ottenere una crema. Vedete? Li sminuzzo completamente.
e il risultato più o meno deve essere questo. Fuoco moderato e schiacciamo tutti i fegatini affinché proprio diventino una cremina. Adesso unisco le noci e insaporisco i fegati con le noci tritate. Sempre mescolando, perché è importante amalgamare i sapori. Aggiusto di sale se necessario e poi finisco con un altro bicchiere di aceto di vino bianco. Ci siamo. La salsa praticamente è pronta. Ecco qua. Adesso prendo un contenitore, metto un po' di salsa sul fondo e poi poggio i tranci di gattuccio. Li sistemo. E li insaporisco con la salsa ottenuta. E così vado per strati. Nel caso in cui la salsa vi risultasse un po' asciutta, potete allungarla con un po' di olio extravergine d'oliva. Ecco qua. Una volta terminato il procedimento, si lascia riposare il pesce affinché si insaporisca per almeno una giornata. Per me il massimo del gusto di questo piatto si ha al terzo giorno. Adesso, finiti gli strati, un giro d'olio d'oliva e lasciamo riposare in frigorifero. Ecco qua, questo è il risultato, a dir poco stravanato.